Raga, nello scorso video vi ricordate? Nina e Matti hanno voluto arruolarmi nella scuola di polizia, ma in questa scuola di polizia purtroppo sono l'unico poliziotto presente e quindi è arrivato il momento di arruolare qualcuno. E indovinate chi sarà quella che vorrà arruolarsi nella scuola di polizia di Nina e Matti? Beh, sicuramente avrete già capito. Non pensavi davvero che saresti andato da solo nella scuola di Nina e Matti? Cioè, Joe, avere un'esperienza del genere in una scuola gigante dove Nina e Matti hanno messo delle regole nella scuola, dove tu all'improvviso vieni chiamato e portato in un posto per rincorrere dei criminali oppure usare la paletta famosa della polizia. Io voglio venire con te e dimmi subito cosa devo fare. Ehi, centrale di polizia, qui sergente Callaghan. Sil vuole arruolarsi. Che cosa dovrà fare? Sergente Callaghan, dovrai pensarci tu. Dovrai fargli un mini corso per farla diventare una vera poliziotta della scuola di Nina e Matti. Ok, ho ricevuto, ci penso io. Sì, Joe, ho sentito molto bene. Quindi sono stata accettata in qualche modo. Vuol dire che ho i requisiti per farlo. Quindi cosa devo fare veramente, Joe? Cioè, loro che cosa potrebbero richiedermi? Tipo, saltare da qualche parte, buttarmi dentro un tunnel o avere un'arma speciale? Sì, quella mi interessa molto. Vorrei mica insegnarmi il mestiere di poliziotto. Il capo di questa scuola di polizia sono io e quindi sarò io a decidere quali saranno le challenge che dovrai sostenere per diventare una vera poliziotta della scuola di Nina e Matti. Ok, Joe, io sono pronta. Ma c'è un problema. Cioè, non posso venire così. Potrebbero parlare male di me e dirmi quella non va bene, non ha una disciplina, non ha specialmente una divisa. Non ti preoccupare, Sil, ho pensato a tutto. Dovrai fare un piccolo test d'ingresso. Se supererai questo test, ti verrà data la divisa. Sei contenta? Va bene, questo test deve avere inizio però entro pochi minuti, se no mi viene l'ansia. Il test inizia immediatamente. Raga, partecipate anche voi a questo test. Mettete nei commenti quale tasto secondo voi rappresenta il pericolo e quale tasto rappresenta l'emergenza. Quindi ragazzi, mettetelo nei commenti e fatemi sapere. E soprattutto ragazzi, è arrivato un momento importante. Lasciate il vostro like, condividete questo video e iscrivetevi al canale attivando la campanella. No, vabbè, che belli quei tasti! C'è quei pulsanti! C'è il rosso e c'è il blu. Io ho sempre desiderato avere quei pulsanti di fianco alla porta d'entrata di casa mia per far spaventare anche i ladri che non si sa mai si possono presentare quando sei in vacanza, quando sei al mare o in piscina o nel tuo giardino preferito. Joe, sì, sono pronta! Allora, questo è il primo test. Se indovinerai, ti verrà rilasciata la divisa per iniziare il corso di polizia. Quindi, secondo te, qual è il tasto che rappresenta l'emergenza e qual è il tasto che rappresenta il pericolo? Va bene, e questo secondo me è il tasto dell'emergenza, e mentre questo rosso è quello del pericolo, giusto? Vediamo, premi il tasto del pericolo. Se sentiremo la sirena, vuol dire che avrai indovinato. Sei pronta? 3, 2, 1... Oh, hai indovinato! Sì, sei stata ammessa al corso di polizia! Congratulazioni! Sì, non vedo l'ora, ok? Andiamo! Joe, mi servirebbe la divisa! Eccola in arrivo! Oh, Joe! Ho la divisa! Oh, io non ci credo! Ho anche questo coso che non so come si chiama! Io ho anche il mio nome! Oddio, ho le manette! Incredibile! Congratulazioni, Sil! Questo è anche il kit della scuola di polizia che ti viene dato in omaggio al primo giorno. Okay. E qua dentro c'è tutto ciò che ti servirà per affrontare questa grande avventura nella scuola di polizia di Nina e Matti. Centrale, centrale, qui sergente Callaghan. Ti confermo che Sil è stata ammessa al corso della scuola di polizia di Nina e Matti. E ora inizieremo con il primo corso. Io sarei un po' emozionata. Quindi io non so come si parte prima, che cosa ci sarebbe prima da fare. Cioè, non cose troppo difficili per favore, perché potrei avere anche qualche anno di esperienza. Quindi potrei stare con voi tipo anche 2-3 anni, oppure anche 10-20. Che diavolo stai dicendo, Sil? Per diventare un vero agente di polizia dovrai impegnarti tantissimo. E questo è il primo corso. Sì, la paletta. Devi imparare a fare un posto di blocco e ora ti insegno. Guarda, questa è la strada e da laggiù arrivano le macchine. Io simulerò di essere la macchina di un ipotetico criminale che sta passeggiando per la strada e tu con questa paletta dovrai fermarlo. Guarda come si fa, è semplicissimo. Sta arrivando la macchina, quindi andrai vicino alla macchina, alzerai il braccio sinistro e dirai halt polizia e farai questo gesto, ok? Dovrai dire halt polizia accosti a destra, ok? È semplice, halt polizia accosti a destra. Ho capito tutto, questa paletta ha il verde e il rosso, quindi vuol dire quando è rosso si dovrebbero fermare, giusto? Posso usare la radio nel frattempo per dire alla centrale che posso iniziare? No, assolutamente no, devi solo fare quello che ti ho detto, altrimenti verrai eliminata dalla scuola di polizia, va ok? Bene, ok, sono pronta.
Ok, adesso devi simulare che sta arrivando una macchina. Vedi? Guarda, guarda, sta arrivando una macchina con due criminali a bordo. Non la vedi? Sì. Sì, sì, la vedo. Alt, alt! Si deve fermare qua a sinistra. Ma non è il modo che ti ho insegnato. Sembra che stai fermando il tuo amico. Non è possibile. Sono emozionata e non ho usato neanche la paletta. Oddio, no, adesso sono concentrata. Aspetta, ci sono. Ok, riprova. Ok, sta arrivando. È una Jeep rossa, la vedi? No, io non la vedo una Jeep rossa, non vedo proprio niente. Vabbè, Joe, è una Jeep rossa. Alt, alt! Si deve fermare a destra! Come SpongeBob, Joe! Sì, sì, a destra, grazie! Devo controllare i documenti. Ok, sì, va bene, il primo test è stato abbastanza superato. Raga, mettete nei commenti se sì, si sta comportando bene come un agente di polizia, vero? Secondo me deve imparare un po' meglio, perché questo va mantenuto meglio, Sil. E comunque io non ho visto la macchinina rossa, non ho visto nessuna Jeep rossa. Io ho visto una macchina trasparente che arrivava fin qui. Passiamo al secondo step per diventare una vera poliziotta della scuola di polizia di Nina e Matti. Guardate ragazzi, qua c'è un tabellone di forma circolare con dentro tutti i punteggi e vedete queste due freccette rosse sono al centro, le ho appena lanciate io perché sono un tiratore scelto. Ora Sil, tu dovrai fare la stessa cosa, tirare queste due freccette e cercare di avvicinarti il più possibile al centro. Se non porterai nemmeno una freccetta, almeno nel tabellone, verrai eliminata dalla scuola di polizia. Non sono veramente una tiratrice scelta come te, però io ho una specie di mira abbastanza esperta. Quando tiro il mio shuriken delle arti marziali, cioè lo becco sempre centro, quindi penso che una freccetta del genere non possa farmi paura. Facciamo una prova, per esempio si può fare una pre-prova, tanto non lo dirà nessuno alla centrale, poi è tutto spento. Ok, va bene, andiamo a spegnere questa radio prima che quelli della centrale si accorgano che stiamo facendo delle truffe. Comunque potrei fare un primo tiro di prova, vediamo come te la cavi. Ok, Sil, ti faccio vedere come devi fare. Mantieni le due frecce, porti le braccia in avanti, una la tieni sulla sinistra pronta per essere caricata e quella sulla destra devi andare a caricare. 3, 2, 1, pronto per il lancio, let's go! Wow! Guardate ragazzi, come potete vedere ho virato proprio il centro. Sono stato bravissimo, sono un tiratore scelto. Del resto io sono il sergente Callaghan e lo sanno tutti. Ho un po' d'ansia, però ho due freccette, quindi una delle due sicuramente andrà nel centro. Questo okay. È il primo tiro di prova, dopodiché sì. Dovrai fare quelli reali. Ho capito, okay. Quindi questo è a sinistra e questo è a destra, vuol dire che la mia destra dovrebbe centrare il centro e quindi ho questo comunque di riserva. Vado, 3, 2, 1... Oh oh, dove andate a finire, Sil? Guarda, è proprio fuori dal tabellone, Sil. Potresti essere eliminata se fosse stata una prova reale. Saresti cacciata immediatamente dalla scuola di polizia di Nina e Matti. Aspetta, devo concentrarmi, ho bisogno di qualcosa che mi faccia concentrare. Non c'è qualcosa che mi posso... Ci penso io. Nel kit del poliziotto che ti ho regalato all'inizio del corso troverai un sacco di cose. Troverai la paletta che ti servirà per le tue esperienze personali. Troverai altre cose che vedremo dopo, ma soprattutto troverai questo, Sil. Il kit Police. Questo è il kit di polizia che ti serve per migliorare le tue prestazioni di performance. Guarda cosa c'è dentro. Oh, ma sembra il kit di pronto soccorso. Non è che potrei farmi male, c'è dentro dei cerotti, dell'alcol e una siringa. Io ho paura. Ma Sil, ma questo ti sembra mai un kit del pronto soccorso? Non vedi che c'è scritto kit police, polizia, Sil, snacks. Guarda cosa c'è dentro. Effettivamente ho guardato anch'io che la parola snacks è molto magica. Sì, e quindi... Wow, Joe! Sì, lo so già, me l'avevano dato anche a me il primo giorno. E me lo dici così? New protein! Vuol dire che queste sono le proteine della polizia, guarda, lo stesso colore. Infatti, Sil, se darai un morso a questo cioccolato, le tue prestazioni e le tue abilità di poliziotta aumenteranno del 150%. Interessante. Sono troppo curiosa di vedere che tipo di gusto è. Ma vedo che c'è famissima. Già un cioccolato che io adoro. E dovrebbe essere... cioccolato fondente, Joe, al sapore di pulizia. Stai prendendo energia, si vede già. Oh, tutto ciò è incredibile, sì, è tutto incredibile. Mi sento forte, mi sento tipo un maresciallo. Ok, ora però hai due tiri che potrai fare, altrimenti verrai espulsa dalla scuola di polizia. Sì, e penso che il tempo sta anche passando, mi devo sbrigare. Raga, Sil, ora due possibilità. Se non porterà la freccetta dentro il centro, verrà eliminata dalla scuola di polizia. Se non volete che Sil venga eliminata dalla scuola di polizia, scrivete qua sotto nei commenti, forza Sil poliziotta. Ciao, sta suonando la sirena, che cos'è? Non ti preoccupare, qua vicino c'è la scuola di polizia e l'orario della mensa, ma non ci importa a noi. Ora è arrivato il tuo momento, Sil. Ok, sì, sì. Due tiri, altrimenti sarai eliminata dalla scuola di polizia. Questo è il primo tiro, sei okay, pronta? Impostazione, mano sinistra davanti, però devo lanciare con la destra. 3, 2, 1.
Ragazzi, guardate nel primo centro, Sil. Sei stata bravissima. Batti il 5, sei stata veramente brava. Ora devi fare il secondo. Anche questo dovrà entrare almeno qua dentro, altrimenti verrai espulsa. Io non voglio. Io voglio che tu diventi l'agente Sil. Sì. Pronta per il secondo tiro, Sil? Sì, sono prontissima. Non vedo l'ora. 3. Serve dare un po' di soffio. Sì. 3, 2, 1. Vai, Sil! Hai fatto centro, guarda! È incredibile, addirittura il centro! Ti è sentito tantissimo! Che cosa, Joe? Ti è servito tantissimo lo snack! Sì! E ora finalmente potrò dire che di essere almeno abbastanza esperta, diciamo da una barra da 1,50 almeno 25. Quindi penso che il capo superiore potrà sentire queste parole di brava, Sil! Sei stata molto brava! Accendiamo la radio, Joe, che dici? Io fossi in te non mi esalterei ancora tantissimo, Sil, perché ora abbiamo la penultima prova, che è quella del fucile e della pistola. Il fucile, la pistola. Adesso veramente mi tremano le gambe, Joe, perché sono forse le armi più usate nella polizia e quelle che potrebbero fare più effetto e più spaventare i criminali, perché sennò non posso meritarmi questa divisa. Ok, abbiamo il kit polizia dove dentro troverai la tua prima pistola Nerf, tipo Nerf, per poter fare la prima esercitazione, cioè semplicemente dovrai solamente spararmi. Cosa dico spararmi? Dovrai sparare un obiettivo, non me. Ok ragazzi, questa pistola X-Shot Zuru è dotata di un sistema a tamburo con dentro 6 proiettili, ok? 6 dardi. E tutti e 6 dovrai spararli tu, Sil. Ma ogni colpo dovrai caricare, quindi guarda, è molto semplice. Mai mettere il dito sul grilletto, perché se metti il dito sul grilletto potresti far partire un colpo involontariamente. Okay. E questo non deve mai accadere a un poliziotto, hai capito? Quindi dovrai tenere sempre il dito così fuori dalla pistola, ok? Poi carichiamo questa molla. Questa si tira indietro. Guarda, 1, 2, 3. E a questo punto abbiamo attivato il colpo. Appena premeremo col dito sul grilletto, partirà un bellissimo colpo che boom, esploderà. E infatti è molto pericoloso. Mai sparare, ok, Sil? Solo in casi eccezionali. Ok, raga, ora stiamo per fare un'esercitazione tipo militare, cioè stiamo per entrare in una casa abbandonata dove ci sono dei criminali. E tu, Sil, dovrai simulare di andarli a prendere e a cercarli con la pistola. Quando io ti dirò shot, tu dovrai sparare, come se avresti visto un criminale davanti ai tuoi occhi, ok? Sei pronta? Sì, sono pronta. Partiamo subito. Ho sentito dei passi. Devo assolutamente sentire dei passi, perché devo capire se veramente c'è qualcuno là in fondo. Intanto un poliziotto vero non grida, non parla e non si fa sentire, ok? Segui. Vai con la missione, Sil, sei bravissima. Sì. Non farti notare, devi essere brava a mimetizzarti. È molto pericolosa la zona abbandonata. Guarda, dietro di te potrebbe esserci un criminale. Controlla, fai una verifica dietro di te. Aspetta, forse qua dentro. Ehi! Ah, c'è un'ape! Ok, sì, l'ape non può essere pericolosa. Andiamo sì, avanti. Sì, però punge l'ape! Una vera poliziotta non ha paura dell'ape, sì. Ho visto qualcuno in fondo nell'ultimo pezzo di legno di questa baracca e spero che non mi crolli addosso. Stai attenta, potrebbe essere un hacker. Fai sempre attenzione. Guarda, guarda, sì, attenzione, attenzione. Sì, guarda, c'è un criminale là in fondo. Sta scappando. Sparagli, sparagli, sparagli subito. Veloce, veloce, veloce. Bravissima, che bel colpo. C'è un altro! Spara ancora, spara ancora! Spara ancora, c'è un altro! Sì, ma devi caricare, così non parte! Mi stavo dimenticando! Oh, così verrai bocciata! Ok, spara! Forse 3, 2, 1! Bravissima! Attenta, attenta, c'è un altro che sta arrivando! È molto pericoloso! Questo è incappucciato, potrebbe essere un criminale super, super, super! Guardati tu! Ok, shot, shot, shot! Ultima carica! Oh, tutte le volte ti dimentichi! Shot, shot! Bravissima, bravissima, sì! Ma devi essere più veloce! Quando dico la parola shot, devi sparare immediatamente! Ok? Sì, shot, shot, shot! Ancora, Joe! Sì, altri criminali! Bravissima, adesso hai caricato giusto! Vai! Bravissima, sì! Ce l'hai fatta! Ok? Batti 5! È arrivato il momento di tirare fuori dalla kit police un altro oggetto incredibilmente... fantastico, wow. Fantastico ragazzi, questo è il fucile a pompa, guardate, basta premere su questo pulsante e si abbassa questa parte, ci sono i colpi pronti per essere sparati e poi si tira su e soprattutto ragazzi, carichiamo il colpo in canna e possiamo finalmente prendere la mira e sparare, ok? Adesso vi faccio vedere, ok? Sì, guarda attentamente come devi fare, una volta che hai caricato il colpo, prendi la mira e pum! Guarda, guarda, sono un maestro! Non ci sono credo. Un maestro! Joe, nel pieno centro del bersaglio! Ragazzi, sono comunque il capo della scuola di polizia di Nino e Matti. Adesso tocca a te, vediamo come te la cavi, Sil. Ah, Joe, ma è pesante!
è un fucile a pompa, non potevi pensare che fosse leggero. Ok, sì, fa così e si carica di qua, giusto? Esatto, prova a caricare. Carica? Adesso c'è il colpo in canna, quindi stai attenta a non mettere il dito sul grilletto. No. Hai messo il dito sul grilletto? No, non l'ho messo. Dovresti essere bocciata. Non l'ho messo. Va bene, sì. Allora vai a tirare. Ok, sei pronta? Sì. 3, 2, 1. No. Vai. Vai. Wow, Sil, guarda, l'hai portato proprio all'interno del tabellone. Guarda, quasi vicino al centro. Sei stata bravissima. Abbastanza, già non mi aspettavo assolutamente questa cosa. Cioè, vicino al centro dove l'hai buttato tu. Cioè, che cosa? Ok, potrei pensare di arrivare molto in alto, salire le scale e andare a finire anche il mio nella mensa della polizia. E invece adesso dovrei andare molto in basso. Perché? Sono molto contento che sei arrivata fin qui, questo significa che stai per diventare una grande poliziotta. Però ora è arrivato un momento molto importante, lo vedi questo pulsante? È quello di prima, quello che se viene premuto emette il suono della sirena della polizia e quindi questo potrebbe farti perdere, perché guarda, questo adesso andrà posizionato per terra, in questo punto. E dobbiamo metterci per terra e fare le flessioni, quando andremo giù, se metteremo il naso sopra... avremmo perso. In questo caso io ho appoggiato il naso per fartelo vedere, ma se tu lo farai avrai perso, dovrai fare almeno 5 flessioni. Sì, mi sono allenata questa settimana, ma non per il corso di formazione della polizia, quindi mi devo concentrare. Ragazzi, aiutatemi per favore, mettete like se io potrò riuscire a superare questo test. Ce la metterò tutta. 3, 2, 1. Ok, Giusil, preparati, appena metterai il naso sopra questo pulsante avrai perso, speriamo di no. Ok, okay. Sei pronta? 3, 2, 1. Uno, due, bravissima Sil, tre, quattro, cinque. Sil, non ha suonato, sei stata bravissima, sei stata bravissima, sei stata arruolata. Sì. Sil, sei diventata una poliziotta della scuola di polizia di Nina e Matti. Ora ti nominerò agente Sil. Sì. Ehi, centrale di polizia, qui sergente Callaghan. E sergente Sil. Non sei sergente, sei agente Sil. Io sono il sergente. È quasi uguale. Io sono il capo di questa scuola, l'unico capo. E quindi tu sei la prima arruolata. Ragazzi, se volete essere arruolati anche voi nella scuola di polizia di Lin e Matti, gestita dal sergente Callaghan e l'agente Sil, mettetelo nei commenti, saremo molto contenti di avervi fra noi. Ma questo video finisce qua, ve lo dico via radio. Mi sentite? Sì, raga, mi sentite? Centrale, aspetta Gio, stiamo andando in un centro commerciale e siamo veramente emozionati di prendere dei ladri, perché stanno rubando qualcosa di veramente... hanno rubato 100 euro di spesa, dobbiamo andare a recuperarli. Ragazzi, raga, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate like, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao dai agenti di polizia, ciao.